ragazzi, eccoci in un nuovo video e in tanti mi avete chiesto di cercare di parlare un po' di più mentre faccio queste onboard camera, e a dire la verità non l'ho mai fatto, o comunque ho sempre parlato poco, perché trovo veramente difficile pensare ad andare forte e parlare di altro. Ora magari vado un po' più piano, cercherò di andare un po' più piano e vi racconterò un po' le sensazioni e com'è questo percorso. Allora, innanzitutto mi trovo a Finale Ligure, sul Monte del Melogno, e sono partito dal Din, che è un ristorante, e il sentiero che ho preso si chiama Roller Coaster. In realtà una volta si chiamava Din, poi Ale, adesso si chiama Roller Coaster da quando l'hanno rifatto qualche anno fa. Poi in realtà qua a Finale i nomi dei sentieri cambiano in continuazione. E comunque, questo è Roller Coaster, è un sentiero molto molto completo, e la prima parte si parte con una salita bella tosta che vi ho risparmiato in questo video. Poi si fa tutta questa parte qua abbastanza in piano, un po' diciamo noiosetta, che però ci porterà poi nella parte centrale del sentiero, che è un vero e proprio roller coaster, dove ci sono compressioni, curve con un po' di sponda, gradini, tratti con le pietre, molto molto divertente. E poi nell'ultima parte il sentiero si sdoppia e si può andare o alla Madonna della Guardia oppure a fare San Pantaleo. Il sentiero di San Pantaleo ve lo porterò un'altra volta, e oggi andremo alla chiesa della Madonna della Guardia. Come vi dicevo, è abbastanza difficile parlare, tenere un buon ritmo, una buona linea, anche perché questo sentiero non lo faccio da un anno più o meno, dallo scorso inverno. E l'altra volta che ero venuto a girare a Finale, che non avevo fatto questo sentiero qua. Principalmente ora sono con la mia bici d'enduro, la Nook Proof Mega, e però sì, è molto bello farlo con l'enduro, perché appunto tutta questa prima parte qua riesce a passarla molto meglio. Però la parte centrale del roller coaster, anche con la bici di discesa, ha il suo perché. Infatti spesso quando faccio da guida, quando faccio da guida e sono con la bici da downhill, non mi rifiuto mai di farlo. Sempre allenamento, comunque. Allora, sta per finire la parte, diciamo, pianeggiante. E intanto spero che si veda e si senta qualcosa in questo video. C'è un po' di fango. Spero che si veda. Dicevo, finita la prima parte, eccoci nella parte centrale del roller coaster. L'hanno rifatta qualche anno fa e qua si inizia a scendere, e cercherò anche qua di raccontarvi un po' di sensazioni. Qua si inizia con un tratto molto veloce, qualche switchback, cambi di direzione molto rapidi. Adesso è un po' scassato per tutte le piogge che ci sono state. Purtroppo la Liguria in questo periodo è veramente massacrata dal maltempo, e non si riesce a mettere a posto un sentiero che il weekend dopo magari piove di nuovo e si distrugge, purtroppo. E niente, qua un po' di fango, qualche roccia come classico in Liguria. Comunque è tutto abbastanza scorrevole, non c'è ancora un punto molto lento. È tutto da resistere un po' agli urti, però far scorrere abbastanza bene la bici. Contratto di salita, rapporto completamente sbagliato, scusate. Tratto con le rocce, abbastanza sistemato. Una volta
si andava giù a destra qua ed era molto molto più tecnico. Ogni volta che pioveva si rompeva sempre. Qua lasciar scorrere, qua non andare troppo lunghi, se contro la parete, piccoli saltini. Adesso si arriva in un tratto con due o tre saltini naturali molto molto divertenti. Il primo è troppo lento, insomma. Il secondo è questo e il terzo è questo. Qui sotto si ci ferma per riposare un po', però oggi vi porto un video completo, dai. Così faccio anche una discesa lunga, che è un po' di mesi che non faccio dopo l'infortunio. E sono già un po' stanco, perché prima ho fatto un giro con di mio papà, degli amici di mio papà, altri e-bikers, tra cui Roberto Vernassa, che è il cittadino nazionale, e Enrico Guala, che spero che conosciate tutti. E loro mi hanno veramente tirato il collo. Ho fatto circa un quarto d'ora, 20 minuti a 185-187 battiti. Per dire, adesso che sì, sto un po' soffiando, sto un po' ansimando, però sono a 171. Immaginatevi prima a 187, 100, ho visto anche un 190, mi sa. Tutto per star dietro alle bike. Comunque, il tratto centrale del roller coaster è finito. Adesso c'è questa piccola salita di collegamento. E niente, qua un altro tratto abbastanza veloce, con qualche ostacolo. Non lo so bene a memoria, quindi vado un po' a naso. Drop. Pietre molto taglienti che ti guardano in faccia. Lì sarà molto semplice bucare. Ah, guardate che vista che c'è qua, in mezzo al sentiero. Quasi mi distraggo guardando il mare laggiù in fondo. Pazzesco. Qua, se non sbaglio, c'è un altro salto. Sì. Un altro tratto abbastanza scorrevole prima di arrivare sulla strada larga ferrata. Sempre divertente, perché è pieno di compressioni, curve da lasciar correre che si alternano a curve dove frenare. Ah, qua c'è questo tratto nuovo che non ho ancora fatto. Di solito andavo giù di lì. Com'è? Siete stanchi anche voi a guardare il video? Adesso qua c'è la deviazione di cui vi parlavo prima. Io andrò su verso la Madonna della Guardia, mentre invece a destra di qua si va a San Pantaleo. Un sentiero molto molto carino, ma ve lo porto un'altra volta. Come per cambiare un po' di salita. E intanto qua ci si allena. Ok, questo è un tratto un po' nuovo, diciamo. È stato aperto circa, penso 3-4 anni fa, non di più, che collega il roller coaster alla chiesa di San Pantaleo. E tolto questa parte qua un po' tortuosa in mezzo agli alberi, ma un po' sporco, è abbastanza divertente. Anche qua ci sono queste compressioni che si saltano. Poi qua c'è una bella sponda sinistra, che oggi è piena di fango. Devo stare attento, perché
qua ci sono tantissimi tronchi all'aria e non ne vorrei trovare uno proprio dietro una compressione. E infatti sono un po' stanco, fa un po' da risistemare, ma i ragazzi non possono fare tutto. Grazie a Dio c'è chi sistema i sentieri spesso e riesce a rendere possibile il riding anche a finale dopo queste violenti piogge e nubi fragili che ci sono stati. Per esempio ieri notte di nuovo doveva piovere poco, ma è venuta giù una ramata per circa 4 ore, che sicuramente non ha fatto bene, e niente, quindi questo sarà uno dei sentieri che puliranno magari più avanti, però comunque è sempre fattibile, non ci si lamenta, dai, so che c'è di peggio. Scarpa inzuppata completamente, ma va bene così. Ora qua c'è questo tratto in piano e poi giusto ecco l'altra gamba, l'altro piede inzuppato del tutto. Bene, dicevo, c'è poi l'ultimo tratto in discesa prima di arrivare alla chiesa e ci siamo quasi. Se non siete mai venuti a girare finale, ve lo consiglio veramente, perché specialmente in inverno, perché so che in molti posti in Italia in questo periodo non si può girare causa neve o nessuno che porta in giro la gente con i furgoni, poi i bike park sono chiusi. Invece qua a finale si può girare praticamente tutto l'anno e i sentieri, come vedete, sono sempre fattibili, tecnici per chi si vuole allenare, ma ci sono anche quelli più flow per divertirsi, ecco. Boom. Il video finisce qua e spero che vi sia piaciuto, in questo video dove ho parlato un po' di più. Non è stato facile, però dai, spero sia stato divertente. Yo, alla prossima, ciao!